Qual è il programma della manifestazione? Nel mese di giugno realizziamo due concerti. Uno c'è già stato, era il mio di apertura che sabato scorso, dove ho suonato musiche di Liszt, Debussy e Chopin. Domani sera invece il pianista Stefano Greco, che io ho conosciuto in Inghilterra, verrà con un programma piuttosto vario perché inizierà con Bach, continuerà con Beethoven e anche lui Liszt. Poi ci sarà una seconda sessione della stessa edizione, questa è la seconda edizione del festival, a settembre con due appuntamenti il 10 e il 14 di settembre. Ma l'anno scorso questo evento si è svolto con le restrizioni Covid, oggi questa edizione del 2022 è la prima, insomma, con liberi tutti. Assolutamente sì, anche se a me piace evidenziare che è la seconda, non voglio contraddire perché vogliamo che sia diciamo, un elemento di continuità, quindi l'obiettivo sia dell'amministrazione che dell'associazione Berceuse che si sta occupando, diciamo, di tutta l'organizzazione è quella di strutturare l'evento anche negli anni a seguire. È sicuramente un evento che dà lustro, prestigio al nostro comune, ma non solo, perché è un evento internazionale, come peraltro lo dice lo stesso nome della manifestazione. Quindi Santa Apollinare è già conosciuta oltre confine per la sua bellezza naturistica, a noi fa molto piacere che venga anche, diciamo, individuata sul profilo culturale.